Eder. Mech. Pallister. In una tranquilla zona di Senago, a soli 500 metri dalla dimora che condivideva con la sua famiglia, ciò che rimaneva del corpo martoriato di Giulia è stato ritrovato celato tra le sterpaglie. Dietro una fila di box, il 31 maggio. Il ritrovamento ha rappresentato un momento chiave nell'inchiesta, come riportato da un membro della squadra omicidi durante la seconda udienza presso la Corte d'Assise di Milano. In questa occasione, i presenti in aula sono stati confrontati con la dura realtà del crimine attraverso la proiezione di una foto del cadavere della giovane 29enne. Tragicamente assassinata con 37 coltellate, un gesto di inaudita ferocia che ha strappato alla vita non solo Giulia ma anche il piccolo Tiago che portava in grembo. Il principale accusato dell'omicidio premeditato, Alessandro Impagnatiello, ha mostrato una breve reazione durante la proiezione dell'immagine. Per la maggior parte del tempo, è rimasto con lo sguardo basso, ma al momento della visualizzazione ha alzato gli occhi, solo per essere subito sopraffatto da lacrime e singhiozzi. La serata del 27 maggio è stata crucialmente ricostruita durante l'udienza, evidenziando la preparazione minuziosa della scena del crimine da parte dell'imputato nel salotto di casa. Tale preparazione è dimostrata dall'assenza di tracce di sangue su divano e tappeto, un dettaglio reso palese dall'uso del luminol, a dispetto del pavimento su cui le tracce erano evidenti. Un investigatore della squadra omicidi dei carabinieri, interrogato dalla PM Alessia Menegazzo e dalla giunta Maria Letizia Mannella, ha spiegato che Impagnatiello aveva probabilmente rimosso il tappeto e coperto il divano in previsione degli schizzi di sangue. Un'azione che sottolinea la premeditazione dell'omicidio da parte del 31enne. Ulteriori prove dell'intenzione omicida di Impagnatiello sono emerse dalle sue ricerche sul web riguardanti gli effetti del veleno, somministrato alla vittima nei mesi precedenti il delitto, insieme a bugie e messaggi scambiati con un'altra donna, parte della sua vita parallela. Questi dettagli sono stati ricostruiti in aula a seguito della denuncia di scomparsa presentata da Impagnatiello il 28 maggio presso la stazione dei Carabinieri di Senago. Le indagini hanno rivelato che già a dicembre, dunque 5 mesi prima di compiere l'omicidio, l'imputato aveva iniziato a cercare informazioni su internet riguardo a veleno per topo incinta. Veleno per gravidanza e veleno per uomo, culminando in una ricerca esplicita il 7 gennaio 2023 su quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona. Questo veleno è stato poi rinvenuto nello zaino di Impagnatiello durante un primo sopralluogo dei carabinieri. All'udienza non erano presenti i familiari di Giulia, ma solo il fidanzato della sorella, Chiara, che ha assicurato, a turno almeno uno di noi ci sarà sempre. Il messaggio della madre di Giulia, affidato ai social, esprime un dolore incolmabile, amore mio, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita. Tu sarai sempre per noi la nostra immensamente Giulia e Tiago il nostro angelo. Lotteremo per te fino all'ultimo. Anche il padre, Franco, ha condiviso un messaggio su Instagram, nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinché sia fatta giustizia per lei e Tiago. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.